Attenzione, il livello di cringe di questo video è molto alto, però vi divertirete. Benvenuti pinguini. Ho avuto un'idea un po' strana oggi. Questo video è assolutamente non scritto, proprio nato proprio dal nulla. Devo fare un paio di passi indietro. Il primo video di FK Storia che ho fatto era il video che parlava di IRC. E da quando feci quel video ho sempre detto voglio ritornare un po' su IRC, che però non l'ho mai fatto. Oggi ci ritornerò, ma non è questo il punto. Il punto è un altro. Dove arriva il cringe? Quando io ero ragazzino, sì, lo sono stato pure io, e utilizzavo IRC, e nella fattispecie utilizzavo Mirk. Ora, per chi non sapesse cosa fosse Mirk, Mirk è uno dei client più famosi di IRC per Windows, che ha al suo interno un linguaggio di scripting molto complesso. Complesso è la parola sbagliata, molto completo. Cioè si possono fare veramente tante cose. Tuttavia è un linguaggio di programmazione che non diviene dal nulla. Nel lontano, credo, anno 2000, tra 99 e 2000, non mi ricordo esattamente, quindi sono passati 22 anni, ho fatto uno script per Mirk, che io ho perso completamente. Però cercando su Google l'ho ritrovato. E che cos'è questo script? È lo script per giocare a chi vuole essere milionario. In chat, ovviamente. Come dicevo, sono passati più di 22 anni. Sono riuscito a trovarlo in un vecchio sito proprio scrauso, ancora con la mia firma. Però io in tutto questo tempo non ho più utilizzato Mirk, quindi non sapevo se il linguaggio di programmazione era ancora compatibile. In 20 anni i linguaggi di programmazione cambiano. È cambiato C, è cambiato C++, è cambiato Java. È cambiato Python, tra l'altro fra Python 2 e Python 3 nulla è compatibile. E quindi ho detto, ma lo trovo? Sì, l'ho trovato. Funziona ancora? Funziona ancora. E adesso ve lo faccio vedere. Cosa ho fatto prima di registrare il video? Ho installato Mirk sul mio computer, che tra l'altro tra poco verrà formattato. Ho scaricato lo script, l'ho installato, e per installarlo cosa bisogna fare? Vi state Mirk, vi scaricate lo script e basta scrivere sulla barra di comando di Mirk / load trattino rs, se non ricordo male, e poi il percorso del file milionario.ini. Sì, i file di Mirk avevano questa estensione .ini. Vabbè. Quindi tutto questo è il lavoro che ho fatto prima di registrare. E la cosa che mi sorprende è che funziona senza una singola modifica. Tutto! E adesso ve lo mostro, quindi adesso ci trasportiamo e andiamo a giocare con Mirk. Allora, io mi sono collegato in questo server e mi sono andato in un canale mio, perché i canali si possono creare liberamente, e io mi sono loggato con due istanze di Mirk contemporaneamente, quindi sono io sia Isoka che Killua. Iniziamo con lo script, che bisognava andare qua, tasto destro, milioniano script 1.0. Inizia una partita partendo dal dito più veloce oppure carica una partita. No, facciamo una nuova partita. Domanda. Prova. La domanda è il dito più veloce. E prova. La sua risposta è prova. Quindi io vado qua, mi sposto sul secondo schermo e da questo schermo faccio prova. Perfetto. Adesso, se ho fatto bene le combinazioni di tasti, dovete vedere l'interfaccia. Milionario, stai giocando con Killua. Allora, qui si mettevano le domande, qui si mettevano le risposte. In questi radio button si selezionava la risposta giusta. Questi checkbox servivano per selezionare le risposte da mantenere qualora l'utente avesse chiamato come aiuto il 50-50. Quindi quelle non checkate venivano semplicemente eliminate. L'utente è a quota zero. Ha tutti e tre gli aiuti, mandiamo le istruzioni. Ora, le istruzioni non sono ben leggibili perché, da questo mi ricordo benissimo, che avevo l'interfaccia di Mirk con sfondo nero, cosa che ho saputo come fare, e quindi non è ben leggibile, però se io faccio così, arrivano le istruzioni. Per usare gli aiuti che hai a tua disposizione, devi scrivere nel canale in cui si svolge il gioco punto esclamativo aiuto cancelletto, che sta per il numero da digitare. I numeri vanno da 1 a 3 e ognuno corrisponde a un aiuto. 50-50 toglie due risposte sbagliate. Netfriend. Un netfriend ti darà la risposta in 30 secondi. Era l'equivalente della telefonata a casa, ma anziché fare la telefonata a casa c'era il netfriend. Oppure l'aiuto del pubblico. L'aiuto del pubblico mi ricordo che era pure figo. Peccato che è l'unica cosa che non possiamo provare perché non c'è un pubblico. Se vuoi abbandonare la partita, scrivi abbandona.
Quando devi rispondere alle domande devi scrivere punto esclamativo dico, dove la stelletta sta per la lettera da dare. A, B, C, D. Il pubblico qui presente deve scrivere per votare punto esclamativo voto che stelletta sta per la lettera per cui si vuole dare il voto a B, C, D. Ovviamente l'italiano non era dei migliori, ma avevo 14 anni. Attenzione, il partecipante mentre gioca non deve cambiare nickname. Non ti preoccupare, non lo cambiamo. Prima domanda. Allora, che ne so? Come si chiama il padre di Gon? Leorio. Sto ovviamente molestando Under Under. Jing. Hisoka. Non penso proprio. Kurapika. La risposta corretta è la B. Nel qualora l'utente chiamasse 50 e 50 non lo chiama, facciamo rimanere la A e la D. Invia risposta. Ovviamente dovrebbe essere invia la domanda, però all'epoca ho scritto invia la risposta. Dai, giochiamo? Perfetto. Ecco la domanda numero 1 da 50 euro. Domanda, come si chiama il padre di Gon? Leorio, Jing, Hisoka, Kurapika. Ora io apro l'altro client e do la risposta che non ve la dico perché voi la dovete vedere. Perfetto. Congratulazioni, hai vinto 50 euro. Se sei pronto possiamo passare alla domanda da 100 euro. Ma quanto ero cringe 20 anni fa, bro. Cioè, guardare queste cose è come se guardassi indietro nel tempo in me. E lo guardo con una certa soddisfazione perché io mi ricordo che Chi volesse milionario era la mia trasmissione preferita, ma tuttora lo è. E peccato che non la fanno molto spesso. E mi ricordo che questo script lo fece tra il passaggio dalla lira all'euro. Le prime versioni che avevo fatto era miliardario script, poi cambiò e mi ricordo dovetti cambiare uno sbotto di roba perché era da miliardario passò a milionario. Vabbè, dai. Domanda. Che ne so? Che numero aveva Hisoka durante l'esame per diventare Hunter? Boh, che ne so, 4, 14, 34, 44. Seleziono questi due nel caso in cui l'utente volesse chiamare 50 e 50, invia la risposta. Ora io dal lato utente chiamo l'aiuto del 50 e 50. Hai scelto di usare l'aiuto del 50 e 50. Domanda. Che numero aveva Hisoka durante l'esame per diventare Hunter? A, 4, D, 44. Qui vedete che è spuntata una X. Dove c'è 50 e 50 e sono scomparsi tutti i check. Mio, quando ero intelligente, quando ero bambino. Ovviamente qui ci sono delle imposizioni tipo per modificare la domanda se ci fossero stati tipo dei problemi. Suona la sirena significa che non so se avete mai visto chi volesse minare. Quando suona la sirena finisce il gioco, uno può salvare la partita. Il punteggio, lo vediamo il punteggio. Do questa risposta. Ah, credo che sia 44. Dico di. Congratulazioni, hai vinto 100 euro. Se sei pronto possiamo passare la domanda da 200 euro. Adesso mostriamo il punteggio. Qui c'è tutta la scala dal milione. Adesso potete ben vedere è scomparso qua l'aiuto del 50 e 50. È rimasto net, friend e pubblico. E siamo ancora alla domanda da 100. Siamo arrivati piuttosto in alto, siamo arrivati a 500 appunto. Allora vediamo che siamo arrivati a 500, vediamo se all'epoca avevo previsto alcuni problemi. Se io non scrivo nulla, che succede? Non è scritta una domanda. Allora, quanti volumi di Under Under esistono? Invia la risposta. Non è scritta la risposta A. Ero avanti. 30. Non è scritta la risposta B. 31. 32. Wow, ma ero bravissimo. 33. Nessuna di queste è la risposta giusta. 36 sono. Invia la risposta. Non è scritta la risposta corretta. La risposta corretta è D. Invia la risposta, ovviamente. Cosa succede se sbaglio? Anziché dire D, dico C. Oh no, hai sbagliato a dare la risposta. La risposta corretta era la D. Il tuo montepremi ammonta a 500 euro. E che cazzo me li dà?
Quindi io sono molto contento di questa cosa, perché ho fatto un tuffo di 20 anni nel mio passato, da quello che possiamo dire passato da programmatore anche di successo. Ancora questo script dopo 22 anni funziona. Dobbiamo anche ringraziare il programmatore di Mirk, che ha mantenuto il linguaggio ancora in maniera impeccabile e standard, più standard di Python, e che mi ha fatto fare, diciamo, questo tuffo nel mio passato. Io vi metterò in descrizione il link dove scaricare Mirk, dove scaricare il milionario script e come installarlo, che è facilissimo, come vi dicevo poco fa. E se questo video vi è piaciuto, pinguini, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, lasciare un like e, se volete, lasciatemi un commento. E io vi ringrazio per aver guardato questo video come al solito, e non perdetevi altri video che porto su questo canale, soprattutto della playlist vlog come questo qua, ma anche le altre playlist come FK Under the Hood o FK Storia. Infatti, visto che questo video, diciamo, è propedeutico a quello di IRC, ve lo metto qua nell'Endcards. E ci vediamo col prossimo video. Ciao!